Questo impianto elettrico, impianto d'accensione, non ha tanti quiz, però è importante in pratica, anche proprio per avviare il motore, arrestare il motore e per alcune piccole cose che dovete sapere che vi potranno essere utili. Quindi noi adesso ci dedichiamo un pochino di tempo. Cominciamo con l'impianto elettrico che è nella parte di sinistra di questa figura. L'impianto elettrico ce l'hanno tutti i veicoli perché serve a produrre corrente elettrica per alimentare tutti gli apparecchi elettrici, per esempio le luci, il tergicristallo, il condizionatore e così via. Quindi produce corrente elettrica, ma anche immagazzina corrente elettrica, come vedremo adesso, in una pila, diciamo così, che si chiama in realtà batteria. E come quelle, insomma, che usate negli elettrodomestici, le pile che sono delle batterie, magari quelle ricaricabili, quelle non ricaricabili. In questo caso la nostra dei veicoli a motore è una batteria ricaricabile ed è questa che vedete in basso qui a sinistra. Quindi adesso vediamo un attimino di elencare queste componenti, poi vi spiego brevemente come funzionano e poi vediamo come funzionano insieme all'impianto d'accensione. La batteria è un accumulatore di corrente a bassa tensione, come vedete c'è scritto 12 volt, quindi è poco più di una pila degli elettrodomestici. Serve ad accumulare la corrente per l'avviamento del motore, che vedremo tra poco. Ormai le batterie moderne sono tutte sigillate, quindi non richiede nessuna manutenzione. L'unica cosa che dovete controllare periodicamente è che non ci sia dell'ossido, delle incrostazioni, delle ossidazioni sui due poli positivo e negativo. Poi non richiede nessuna manutenzione, quindi poi vi spiegherò tra poco che cosa dovete, insomma, quali accorgimenti dovete avere nei confronti della batteria. La batteria viene caricata, o meglio ricaricata, durante il funzionamento del motore, di cui vediamo qui questo pezzo, cioè l'albero motore. Viene ricaricata da un generatore di corrente che nei veicoli moderni, ormai da decenni, è un alternatore che produce corrente alternata, ok? Poi vabbè, insomma, a voi non è che interessi la cosa, in ogni caso sappiate che tra poco vedremo perché è importante questo generatore di corrente che è un alternatore. Quindi quando il motore gira, cioè è avviato, l'alternatore, generatore di corrente, ricarica la batteria. Poi abbiamo ancora il motorino d'avviamento, che è questo, che serve, come dice la parola, per l'avviamento del motore, cioè praticamente collegato alla batteria. Quando noi dobbiamo avviare il motore affinché il motore cominci a girare e si producano quelle quattro fasi di funzionamento, parlando del motore naturalmente a carburante, quindi motore a scoppio, per esempio a benzina o a gasolio, quelle quattro fasi di funzionamento del motore, per avviare il funzionamento del motore, che poi funzionerà bruciando il carburante, ci occorre una fonte di energia, e in questo caso per avviarlo usiamo l'energia elettrica, cioè la corrente della batteria, ok? E tra poco vediamo come funziona la cosa. Una cosa importante che dovete ricordarvi è che nel veicolo non c'è una posizione fissa, potrebbe essere sotto il cruscotto all'interno del veicolo, per esempio, oppure no. Abbiamo una scatola porta fusibili. Che cos'è la scatola porta fusibili? È una scatola con dentro i fusibili che sono quelli che proteggono le varie sezioni dell'impianto elettrico affinché nel caso in cui ci sia un cortocircuito non bruci tutto l'impianto, perché se no si distrugge tutto, cioè brucia tutto, ma
si fonde il fusibile che protegge quella sezione danneggiata dell'impianto in modo che tutte le altre sezioni non si danneggino. Naturalmente prima bisogna fare portare il veicolo dall'elettrauto a fare verificare che cosa è successo, ripararlo e poi cambiare il fusibile che si è bruciato per proteggere la sezione dell'impianto danneggiata, ok? Ricordatevi di questa cosa. Che cosa abbiamo dall'altra parte nell'impianto d'accensione? L'impianto di accensione, che come vedete è collegato all'impianto elettrico, è quello che permette nei motori a combustione interna, cioè quelli che funzionano con un carburante, bruciando un carburante come la benzina e il gasolio, che sono quei due chiesti nei quiz, gli unici due chiesti nei quiz, come tipi di motore a combustione interna, ci serve una fonte di calore per incendiare la miscela di aria e carburante che avevamo visto parlando del funzionamento di questi motori. Questa fonte di calore è una scintilla elettrica, solo però nei motori a scoppio, per quanto ci riguarda, per i quiz quelli insomma a benzina. Cioè noi, per incendiare questa miscela che è entrata nel cilindro, è stata compressa, a un certo punto serve del calore per incendiare il carburante con l'aria, e questo calore ce l'abbiamo facendo scoccare una scintilla elettrica nel cilindro. Questa scintilla produce calore sufficiente per avviare la combustione del carburante, che brucerà utilizzando l'ossigeno dell'aria. Ora, siccome noi qui nella parte, chiamiamola di sinistra della figura, abbiamo prodotto una corrente elettrica 12 volt, la corrente elettrica a 12 volt è a un voltaggio bassissimo. Per fare scoccare una scintilla elettrica noi dobbiamo alzare molto il voltaggio, cioè all'incirca, adesso qui vabbè, insomma, dipende anche dai tipi di veicoli, qui abbiamo un voltaggio trasformato in 12.000-15.000 volt, cioè praticamente ci serve un impianto che trasformi la corrente da 12 volt bassa tensione a una corrente ad alta tensione, circa 12.000-15.000 volt, perché se no non riusciremo mai a produrre questa scintilla elettrica fra gli elettrodi delle candele. Come funziona il tutto insieme? Funziona nel modo che vedremo tra poco, cioè quando noi inseriamo nel quadro la chiave d'avviamento, noi abbiamo due scatti di questa chiave, due posizioni in senso, ruotandola in senso orario. Quindi abbiamo la posizione 0, chiave inserita, ma non abbiamo fatto nessuna operazione. Posizione 1, che è una posizione dove la chiave resta in posizione, quindi anche se la lasciamo andare rimane in posizione 1, che collega tutti gli utilizzatori elettrici alla batteria, quindi le luci, il tergicristallo e tutte le spie del cruscotto si collegano alla batteria, ricevono corrente dalla batteria, quindi si accendono tutte le lampadine spia sul cruscotto per fare un check-up delle lampadine spia. Quando vogliamo avviare il motore, abbiamo detto, dobbiamo produrre una corrente trasformata in alto voltaggio, quindi dalla batteria dobbiamo trasformare questa corrente da 12 volt a 12.000 e quindi, girando la chiave d'avviamento sul secondo scatto, noi praticamente produciamo l'avviamento del motore attraverso il motorino di avviamento. Il motore comincia a girare, cioè mandiamo la corrente dalla batteria al motorino. Il motorino, con questo pignoncino, ingrana con questa corona dentata del volano e trascina in rotazione il motore, l'albero motore, lo fa girare. Contemporaneamente però la batteria, oltre a mandare, diciamo così, oltre a cominciare a fare girare anche l'alternatore, quindi
Il motore comincia a muoversi, a girare, fa girare anche i meccanismi dell'alternatore, quindi l'alternatore comincia a produrre corrente. Contemporaneamente la batteria manda anche la corrente all'impianto di trasformazione, cioè all'impianto d'accensione. Quindi comincia a funzionare tutto questo impianto che trasforma la corrente da bassa ad alta tensione. Quindi avremo nei vari cilindri, avremo le prime scintille elettriche, quindi il motore comincerà a bruciare la sua miscela di aria e carburante e comincerà a funzionare in modo autonomo. Non avrà più bisogno del motorino d'avviamento. A questo punto, quando il motore si è avviato, tutto questo sistema ha cominciato a funzionare e quindi noi dobbiamo lasciare la chiave d'avviamento perché se no bruciamo il motorino, perché poverino, il motorino non riesce a girare alla velocità dell'albero motore e quindi praticamente brucierebbe. Quindi dobbiamo staccarlo. Dobbiamo staccare il motorino dalla batteria lasciando andare la chiave d'avviamento. Quindi togliamo le dita dalla chiave, la chiave torna indietro al primo scatto perché ormai il motore è avviato. Poi, quando vogliamo arrestare il motore, la riportiamo indietro a scatto 0, quindi a tre posizioni 0, 1, 2. Abbiamo sul cruscotto questa lampadina spia col simbolo della batteria. Questa lampadina spia dovrà spegnersi non appena avviamo il motore perché tutto funziona bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa lampadina rossa, che come tutte le lampadine, le spie rosse, è un segnale di pericolo, quindi devo stare attento perché c'è un malfunzionamento. Quando si accende, indica che, torniamo indietro un attimo, l'alternatore non sta ricaricando la batteria per qualche motivo. Quindi è normale che quando noi dobbiamo ancora avviare il motore e abbiamo la chiave al primo scatto si accenda la spia, perché l'alternatore è fermo, il motore è ancora fermo. Quando invece giriamo la chiave al secondo scatto, questa spia immediatamente si spegne e rimane spenta perché il motore funziona e quindi l'alternatore produce corrente e sta ricaricando la batteria. Se si dovesse accendere mentre stiamo viaggiando, ricordiamoci che c'è un guasto nella ricarica. Quindi questa spia rossa non segnala il grado di carica della batteria perché non c'è nessuna spia che segnala quanto è carica o no la batteria, ma segnala quando si accende che la batteria non viene ricaricata dall'alternatore e quindi se non viene ricaricata, la prossima volta che dobbiamo riavviare il motore non abbiamo la corrente nella batteria sufficiente per riavviare il motore. Ricordatevi che l'avviamento del motore, cioè il funzionamento del motorino d'avviamento, assorbe moltissima corrente, tant'è vero che se magari nei mesi freddi, dove la batteria soffre di più perché più facilmente si scarica, fate fatica ad avviare il motore, non dovete mai insistere troppo sull'avviamento perché sennò scaricate subito la batteria. Ora, normalmente con l'accensione elettronica che vedremo tra poco e con le moderne batterie, l'avviamento è immediato. Se cominciate ad avere qualche problema nell'avviamento, cioè tentate di avviare, non si avvia, dovete aspettare un pochino, riprovate ad avviare, non si avvia, poi magari la terza volta si avvia, è un brutto segnale. Vuol dire che la batteria, come tutte le pile, a un certo punto non riesce più a ricaricarsi, anche se l'alternatore funziona bene. E a un certo momento, come sapete, anche le batterie ricaricabili degli elettrodomestici, non si ricaricano più fino in fondo e quindi bisogna buttarle via. E quindi è venuto il momento di sostituire la batteria senza aspettare che non funzioni più definitivamente, perché se no, se vi trovate chissà dove e non riuscite più ad avviare il motore, dovete chiamare il carro attrezzi perché non avete un elettrauto lì vicino. Cosa devo fare? Se si accende questa spia, è l'unico caso in cui non devo arrestare il motore. Vado avanti a viaggiare perché?
Perché anche se la batteria non si ricarica, tutti gli organi e quindi anche il motore funzionano attraverso la produzione di corrente dell'alternatore. Cioè, finché io continuo ad avere il motore che funziona, il generatore di corrente mi manda la corrente a tutto quanto e quindi io viaggio. Se fermo il motore invece e la batteria non si è ricaricata abbastanza, rischio di non riavviarlo più.